Ciao a tutti, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e nel video di oggi, indovinate un po', vediamo l'XK-A160, questo bel modellino replica di un Piper, hanno ripreso alla grande quelle che sono le sembianze dell'originale, insomma della scala 1:1. Nel video di oggi vi parlo di questo modellino, vi dico perché sì, perché no, insomma un po' di considerazioni e un po' di prova di volo, nel quale vedrete come si vola con questo A160 di XK. Tutto questo dopo la sigla. Ed eccolo qua il nostro bel A160 di XK. Me lo manda TomTop, trovate qui sopra il video dell'unboxing e qui sotto invece in descrizione il link al sito TomTop che insomma che lo vende, dove lo potete trovare se volete acquistarlo, oltre a tutta una serie di dettagli che io non vi riporterò oggi. Comunque, nella confezione troviamo il manualetto che è in inglese e cinese. Però ci sono alcune figure che possono essere utili a capire come si monta, però alla fine vi mostrerò in qualche istante come si fa a montarlo, è veramente molto semplice in quanto arriva smontato. Poi nella confezione troviamo un sacchettino di accessori che come vedete include un'elica di scorta, inclusa ogiva, un piccolo cacciavite, una serie di piccole viti e due piccole molle che sono usate qui davanti sul carrellino per ammortizzare le ruote, insomma le fasi di atterraggio, e sono usate pure qui dietro nella ruota direzionale sul timone di coda. C'è anche ovviamente il caricabatterie USB connettore Balance 2S, quindi la batteria è una 2S, una lipo a due celle che dura circa variabili dai 10 ai 15 minuti, però più sui 15, diciamo più tendente ai 15 minuti. La batteria è una 500 mAh. Ovviamente in confezione c'è anche il radiocomando, che dopo vediamo un po' come funziona, quali sono i comandi principali. Parliamo dell'aereo, che è costruito in EPP, quindi un polistirolo bello bello rigido, decisamente resistente, devo dire. Ho fatto diverse cadute e i danni che ho fatto sono, perso un motore, colpa mia. Vedete questo motore qui, da questa parte non c'è più, si è tolto e non ho guardato per terra e l'ho lasciato lì dove ero. Colpa mia che non ho guardato, probabilmente era lì vicino dove era tutto il resto. Poi altri danni onestamente non ne ho fatti. Quando si casca però generalmente si stacca il carrello qui sotto e si apre il vano della batteria. Io per scrupolo prima di volare ci ho messo una bella nastrata di scotch trasparente qui attorno alla callottina del muso, che vedete è fatta di plastica, quindi con questo scotch qua dovrei evitare che si possa staccare in quanto è tenuta su con due vitine. Comunque in 4-5 cadute anche abbastanza gravi che ho fatto, questi sono stati i danni, non ho rotto nemmeno un'elica, per dire. Quindi capite che è in effetti abbastanza ben costruito e resistente. Parliamo di dettagli costruttivi, come vedete addirittura sulle ali, le due semiali che arrivano smontate, bisogna montarle e installarle, vedete ci sono le nervature delle centine, veramente hanno ripreso molto molto bene quelle che sono le caratteristiche di questo aereo. Sulle ali sono anche attaccati i tiranti, uno per l'ala destra e uno per l'ala sinistra, con questi cosini qui che sono gli antifibranti. Io qui ci ho messo un puntino di colla in modo che non si possano staccare in caso di caduta. In effetti non si sono mai staccati, anche nonostante le mie suddette cadute che ho fatto. All'interno della fusoliera troviamo la cabina di pilotaggio con addirittura due sedili, uno davanti e uno dietro come sull'aereo originale. Beh, insomma hanno fatto veramente un bel lavoro di costruzione e di ripresa di quelle che sono le sembianze del Piper originale. Sulle due semiali troviamo gli alettoni, poi abbiamo il timone di coda qui dietro con annessa rotellina per poterci girare e muovere quando siamo appoggiati a terra, e poi abbiamo l'elevatore qui dietro. I comandi posteriori si muovono attraverso i tiranti metallici che sono qui sulla parte posteriore, uno di qua e uno dall'altra parte, mentre sotto alle ali ci sono i servi che muovono appunto gli alettoni, alettone destro e alettone sinistro. Molto carino il carrello di atterraggio davanti. Vedete, hanno ripreso bene anche qui il discorso dell'ammortizzatore, ci sono queste molline che in effetti vanno ad attutire per bene quando
si atterra. Vedete come si allunga la molla quando si allarga la ruota. Insomma, bello esteticamente e anche realizzato bene questo Piper di XK, questo A160. Ma come vola? Partiamo col dire che questo aereo è prevalentemente dedicato ai principianti. Chi sono i principianti? I principianti sono tutti quelli che si sono stancati di volare quei droni che ormai fanno tutto loro. E devo dire la verità, anch'io mi sento di consigliarvi di volare, di provare almeno un aereo, perché in effetti i droni di oggi hanno il GPS, hanno il barometro, fanno tutto loro. Mentre 4-5 anni fa volare con un drone era, diciamo, merito, era, ci volevano delle competenze, insomma, serviva a sapere cosa si stava facendo con il nostro radiocomando in mano. Quest'oggi si molla tutto e il drone sta lì. Onestamente diventa anche un po' noioso dopo un po'. Quindi ritornare un po' indietro e provare a volare con un aereo dove ci dobbiamo mettere del nostro per fargli fare le cose, secondo me è veramente molto più appagante, dà molta più soddisfazione e ci si diverte anche di più. Va anche detto che questo XK A160 comunque aiuta i neofiti perché ha il giroscopio, ha uno stabilizzatore, quindi anche lui in realtà non è che sta tutto sui nostri pollici, buona parte del lavoro la fa la scheda integrata che è qui dentro, che lo tiene stabilizzato. Cioè, cosa significa? Che se noi molliamo gli stick dopo che abbiamo fatto una curva, l'aereo ritorna comunque nel piano orizzontale, si rimette a posto. Quindi a noi sta il fatto di fare le curve, di tenerlo su e giù perché non ha il barometro. Però la parte più difficile, che sarebbe volare completamente in manuale, in questo caso viene meno quando c'è la modalità assistita attiva. Comunque però è, dal mio punto di vista, veramente molto divertente da utilizzare e si può fare anche se non si è mai volato, mai utilizzato un modellino di aeroplano. Quindi bene da questo punto di vista, quindi si può partire eventualmente con la modalità stabilizzata per poi passare in quella acrobatica. Se comprate questo modello vi consiglio di tenerlo in velocità alta, il radiocomando può impostare che, insomma, il modello risponda in due velocità, velocità lenta e velocità alta. Velocità alta secondo me è migliore, diventa più divertente e comunque reagisce meglio a quelli che sono gli input che gli diamo con gli stick e quindi, come detto, in modalità stabilizzata. Il decollo è veramente molto semplice, insomma ci si mette contro vento come al solito, quindi si controlla da dove arriva l'aria, se c'è un po' di vento ci si mette contro vento, si dà un po' di gas, si accelera e il modello si alza e dopodiché, insomma, sta a noi, dando, regolando il gas, tenerlo in quota e sterzare. Per quanto riguarda lo sterzare, io vi dico, cercate di evitare l'utilizzo del timone di coda. Si può o tranquillamente pilotare questo modello solamente con lo stick di destra, quindi utilizzando gli alettoni. Perché? Perché la modalità stabilizzata ha già impostato un mix che quando voi sterzate, cioè quindi fate le curve utilizzando gli alettoni, c'è un mix sul software interno che comunque fa muovere anche il timone di coda. Se il decollo può essere relativamente semplice, perché comunque si può partire da una pista di cemento o un marciapiedi, insomma in un posto dove ci sia un fondo liscio, accelerare e tranquillamente lui si alza quasi da solo, la parte che magari vi potrebbe fare più paura nell'utilizzo di modelli di aeroplano è l'atterraggio. Sotto a questo aspetto ci aiuta molto 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 il fatto che possiamo farli tranquillamente in modalità stabilizzata, quindi noi scendiamo, se possibile sempre contro vento, anche l'atterraggio, caliamo il gas con l'aeroplanino che sia dritto e non inclinato, ma tenerlo dritto non sarà più compito nostro perché ci pensa lo stabilizzatore interno, molliamo il gas, caliamo il gas, lui praticamente plana fino a toccare terra. Quindi anche l'atterraggio, che potrebbe essere la cosa che più impensierisce uno che non ha mai usato un aeroplano radiocomandato, è veramente relativamente facile. Insomma, con qualche prova, con qualche rovesciamento di muso o qualche grattata sulla punta delle ali, però si impara ed è più facile di quello che si crede. Veramente facilissimo. Si comanda tutto con una mano. Una volta che avete scelto anche una velocità di crociera decente, potete fare tutto con lo stick di destra. La stabilizzazione è fenomenale.
Basta non avere fretta di fare manovre strane e lui va. E un altro consiglio che vi do è che se fate le curve, quando state facendo le curve, insomma quando l'aereo sta sterzando, alzate un filo il gas, perché quando si, insomma, quando gira tende a perdere un po' di quota, specialmente se non si è a una velocità sufficientemente elevata. Quindi state per cominciare una curva, date mezzo millimetro, un millimetro di gas con lo stick dell'acceleratore e lui farà una curva perfetta senza tanti fastidi. Ovviamente possiamo anche fare, optare, se non abbiamo una pavimentazione adatta, possiamo anche optare per il lancio manuale del nostro A160. Semplicissimo, si dà gas a manetta con il radiocomando che sarà nella nostra mano sinistra, si prende l'aeroplano e si lancia un po' inclinato, leggermente inclinato verso l'alto. Appena l'abbiamo mollato, mettiamo le mani sul radiocomando e con la mano destra regoliamo la quota agendo sullo stick destro del radiocomando. Magari quando si fa la curva alzare un po' il gas, così da non fargli perdere quota. Vediamo se riesco a cascare giusto davanti al trattore nel momento in cui sta facendo la balla. Mi imballa l'aereo. Sì, direi evitare completamente di toccare il timone di coda e fare tutto con gli alettoni. E poi ci pensa la stabilizzazione a far tutto. Guardate, sto andando praticamente pianissimo, quindi anche in spazi relativamente stretti come questo qua in cui sto volando io adesso, perché appunto non posso allargarmi tanto, che c'è il mezzo agricolo in funzione. Ovviamente se avendo spazi più larghi si potrebbe andare molto più veloci, perché sono veramente poco più, anzi sto più o meno sempre a metà del gas, quindi è un regime bassissimo di giri. Bello bello questo XK A160, d'altra parte XK, non lo so, lo dico sempre, XK fa sempre bei modelli secondo me. Come avete visto ho tirato fuori l'antenna per non avere problemi di range, perché era chiusa dentro lì e tra l'altro vicino ai tiranti della coda, quindi tirando fuori l'antenna ho anche sistemato il discorso del range. Si potrebbe metterlo anche in manuale, ma visto che c'è un po' di vento evito. Guardate, cioè, una volta dato impostato un certo numero di giri di gas si fa tutto con lo stick destro, easy easy easy. Se si abbassa basta alzargli il muso, se va troppo su lo si tira un po' in giù. Bello, mai volato con un aereo, questo potrebbe essere il primo vostro. Sì, va via che non si sente neanche, è silenzioso, che un filo di gas quando si curva stretto e via. Questi ultimi scampoli d'estate prime cose che si imparano quando si devono volare con questi cosi è fare l'otto. C'è il fio, c'è l'albero. Comunque secondo me la morte sua è velocità alta, stabilizzazione accesa e vai. Ed è sicuramente da consigliare anche per un altro motivo questo A160, perché ci sono tutti i ricambi. Eh sì,
trovate qualsiasi pezzo, semiala, ruote, carrelli, eliche, musetti, tiranti, timoni, insomma tutto quello che si può rompere di questo aereo voi lo trovate come ricambio. Quindi anche magari vi lascio qualche link sotto a qualche sito che vende i ricambi di questo A160, in modo che possiate stare tranquilli che se anche lo distruggete, anche se spaccate a metà la fusoliera, potete comunque rimpiazzarla con poca spesa. E ribadendo il concetto iniziale che sta alla base, secondo me, di questo video, che è: vi siete stancati dei droni, possedete i droni, non li usate più, provate un aeroplano, perché vi può fare innamorare di un'attività modellistica differente da quella che è quella del mero drone che fa un po' tutto lui. Provate un aeroplano perché vi potrebbe veramente svoltare un po' quella che è la vostra passione per il volo. Ringrazio Tom Top che mi ha dato questo modellino in test, che mi ha permesso di mostrarvi come funziona e di darvi questi suggerimenti. Trovate il link sotto in descrizione per acquistarlo e per ulteriori informazioni sul sito Tom Top. Se questo video vi è stato utile, schiacciate mi piace, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina. Sotto in descrizione trovate anche altri link utili, che sono il canale Telegram e il gruppo Tech Café su Facebook, del quale faccio parte anch'io, nel quale noi appassionati ci scriviamo di tecnologia, ci facciamo domande, chiediamo consigli, suggerimenti, insomma ci diciamo un po' tutto quello che ci piace fare e ne parliamo con gente un po' schizzata come noi. Vi lascio a una veloce istruzione di montaggio e a una descrizione rapidissima del radiocomando. Ci vediamo sempre qui su Cose Cinesi con il prossimo video. Ciao a tutti! Questo qui è il radiocomando del nostro A160, molto semplicemente in mezzo troviamo il pulsante di accensione e spegnimento che fa illuminare di un bel azzurro il nostro display, che riporta alcune informazioni. Tra le più importanti informazioni che troviamo c'è questa H ed L sulla parte alta del display, che ci sta ad indicare se siamo nella modalità lenta L oppure veloce High del nostro modellino. Sulla destra invece abbiamo la specifica di quanta batteria abbiamo residua sul radiocomando e fondamentalmente il display, diciamo, la sua utilità la finisce qui. Sullo stick di sinistra abbiamo l'acceleratore, vedete non è centrato, infatti non c'è nessun barometro, insomma l'altezza, l'altitudine del modello la decidiamo noi, quindi più acceleriamo più l'elica gira veloce e più il modello tenderà a salire. Sullo stick sinistro invece agisce, come vediamo nella figurina, sul timone di coda. Come vi dicevo, vi conviene non utilizzare il timone di coda se state volando in modalità stabilizzata. Lo stick destro invece consente di girare, quindi questo agisce sui nostri allettoni sinistro e destra per far girare l'aereo, inclinarsi sul fianco destro o fianco sinistro, mentre agendo sullo stick di destro avanti e indietro decidiamo se far puntare il nostro aereo in giù oppure, se tiriamo in su, farlo salire di muso. I due pulsanti sulle spalle sono quello delle due velocità, eccolo qua, e quello sulla spalla destra invece è quello che definisce se siamo in modalità stabilizzata oppure in modalità manuale. Quando siamo in modalità stabilizzata il LED è sempre azzurro fisso, se andiamo in modalità manuale il LED lampeggia. Nel vano posteriore delle batterie dobbiamo inserirci quattro batterie di tipo stilo AA.